Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come prima cosa saluto l'amico Alessandro Marino. Ciao caro, lui è un creatore di giochi di magia come me. Me ne ha passati? alcuni e devo dire che sono molto interessanti, quindi bravo Alessandro. E poi come seconda cosa ringrazio un altro Alessandro, quello di My Magic, per avermi regalato questo bellissimo tappettino. Peccato che dal vivo, anzi scusate, da video non abbia lo stesso colore che ha dal vivo. Dal vivo spacca molto di più, è un verde biliardo per dire, mentre da video sembra un'altra cosa, sembra quasi verde grigio. Vabbè. E poi, ovviamente, vi ricordo che per, per l'acquisto di materiale magico potete andare su mymagic.ch. Utilizzando il codice CHIPS avrete il 10% di sconto. Partiamo con il gioco di oggi. Vado spedita perché ho veramente pochissimo tempo. Allora, andiamo a mescolare un attimino il mazzo e dopodiché lo spettatore va a fare un taglio va a farne due va a farne quanti ne vuole quando si ferma gli chiedo di voltare la prima carta abbiamo una donna ok posiamo questa carta e andiamo a contare aspetta che la metto qua perché qua c'è il sole tante carte quanto questo valore fino a prendere quattro carte in totale quindi 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Abbiamo un 8 contro 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abbiamo un asso quindi 1. Giro questa carta qui. Ora lo spettatore mi deve scegliere una di, di queste quattro carte. La scelgo con il dado. 1, 2, 3, 4, 6 esce 5, 6. Rilancerò il dado. È uscito 5, quindi niente. È uscito 2. Ok, quindi lui sceglie l'otto di cuori. Benissimo, io adesso vado a fare una predizione, ovvero questa. Ho ribaltato l'asso e qui rimangono la donna e il 5. Ora butto giù tante carte quanto questi valori, quindi 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Ora sarebbe incredibile se... La prima carta fosse la gemella della carta scelta dallo spettatore. Vediamo un po'. 8 di quadri a 60 like. Vi porto il tutorial. Scusatemi se sono stata così frettolosa, ma devo veramente scappare. Ciao e al prossimo video.